Mister Contaldo, mister, una partita che in pratica il Sorrento ha vinto applicando la legge del gol. Ogni vostra praticamente gol sbagliato, è stato bravo a capitalizzare l'occasione che ho avuto immediatamente dopo. Sì, il risultato dice che il Sorrento ha vinto perché ha fatto gol, è chiaro. Io posso dire che noi abbiamo disputato una buona partita. Purtroppo qualche episodio ci condanna, ma questa è una costante dall'inizio del campionato. Prendiamo sempre gol su palle inattive, ma purtroppo quelle sono delle lotterie ormai. Quindi ci sta che alla fine una squadra con un po' di esperienza in più riesca a fare gol in queste situazioni. Ecco, mister, cosa prende di buono e cosa getta di questa partita? Ma io prendo di buono sempre i principi di gioco che abbiamo noi. Noi facciamo la partita, siamo venuti qua, ma comunque andiamoci, veniamo a giocare la partita per fare il risultato. Il gioco chiaramente ci premia sotto l'aspetto del gioco e della qualità di gioco, ma non ci premia i risultati. Ecco, siamo praticamente a metà novembre, e tra 15 giorni si aprirà il mercato. Il Costa d'Amalfi è intenzionato a fare qualcosa per puntellare la rosa e metterci qualche pizzico di esperienza in più, o si andrà avanti così? Per adesso noi abbiamo una rosa valida, ampia, messa a disposizione della società. E quindi ci teniamo e lavoriamo con i nostri calciatori. Ok, grazie, mister.